Sceffone, a rapporto. Benino, hai visto che sono usciti i nuovi ravioli rana edizione limitata? Allora, intanto, buongiorno, come stai? Poi, di cosa stai parlando? Ma sì, dai, sono dei ravioli con dei ripieni particolari diversi dal solito e in teoria anche più buoni. Va bene, tutto molto buono, tutto molto bello, ma quindi... Cos'è che male? Perché mi disturbi, no? Ho capito? Perché li ho comprati e tra un'ora vieni qua ad assaggiarli. Ma no, oggi non posso, sto qua, sto lavorando, c'ho la live di stasera da preparare, dai. Scusa, ti sento male, hai detto che facciamo tra mezz'ora? No! Grandinino, ti aspetto! Grandissimo! Faccio una donazione di 100 euro al canale. Quanto fai la donazione al canale? 100. Dai, è tutta bella. Perfetto. Oh, si fanno mangiare? Sì, pensavo peggio anch'io, devo essere sincero. Io mi aspettavo di peggio. Mi aspettavo molto di peggio. Però non è buono. Ma fa cagare? Per me questo è un 10. Nuovi ravioli oro rosso di Giovanni Rana. Non assaggiateli. No. Dentro c'è l'astice. No. Smettiamo. Che si risotto al caffè. Chiudiamo tutto. Il brasato alla marrone della Valpolicella. Il tiramisù. Ma no, non assaggiateli. No, non assaggia. La passione brucia, morde, scorre, rapisce, sorprende. La passione divora. Oro rosso di Giovanni Rana. La passione divora. È uno spottone, bello. Ma fa cagare, è una merda. Ma è bello, dai, fatto bene. Ma che regia che c'è, cazzo? Che regia fanno è? Fanno tutti dall'alto che prendono il raviolo. Vabbè. Ma tu li mangi di solito i ravioli rana? No. Non li mangi perché non ti piacciono? Perché non mi piacciono. Sai quali mangio? Allora. Viaggiatore goloso. Sono buoni. Ma per me sono un buon compromesso. Quindi ero curioso di provare questa edizione limitata. E perché ho chiamato te? Perché? Ho chiamato te perché tu sei un rompicoglioni. Non è vero! Tu sei un vero scassacazzo quando si parla di cibo. Questa è una bugia. Io sono molto oggettivo. Parliamo un attimo di numeri e di prezzi, di cose croccanti. Quanto costano questi ravioli Giovanni Rana che non mi ha mandato, quindi se fanno schifo lo dirò. Costano ben 4,99, che direi che è un buon prezzo, bello costoso per 250 grammi. Vediamo quanto sono buoni. Allora, questi però sono quelli più costosi, giusto? Questi qua elastici sono i più costosi. Okay. E gli altri quanto costano? Gli altri stanno tutti a 3,99. 3,99. Quindi quella marrone lì fa cagare al cazzo sicuro. Il tartufo pure. È lo stesso prezzo del tartufo eccetera. Esattamente. Io direi che ti do questa penna con un paio di foglietti. Che schifo questa penna tutta mangiata! Che schifo! E pensavo di dare ad ogni raviolo un voto, diciamo complessivo da 1 a 10, complessivo di tutta l'esperienza, okay. E di non dircelo a vicenda, ma alla fine fare una somma, così possiamo dare una valutazione anche numerica. Va bene. Ai nostri amici da casa. Facciamo un unboxing, vediamo come sono. Sono dei ravioli proprio forma classica. Sì, chiaro. 3 minuti. Poi avevo pensato di fare una mantecatura leggera al burro per tutti, almeno li assaggiamo tutti nello stesso modo. Comunque adesso senti già nell'aria c'è un po' di odore di pesce, eh? C'è da dire. Sì, adesso lo sento. Ecco, guarda che carini che sono. Si sente già un bel profumino di pesce finto. Ah, vediamo. Allora io li... esatto. Sì, li taglio anch'io. Voglio vedere cosa c'è dentro. Però non sono male. Allora, no, non sono male. Sono d'accordo, qua è impossibile che ci sia solo astice. Un po' pesciosi, però in realtà nella loro pesciosità sono comunque delicati perché non ti rimane quel sapore strong in bocca. No. La pasta è quella solida di ravioli rana, che è un po' duretta però. Si sta, deve conservarsi nei sacchetti per un sacco di tempo. Oh, si fanno mangiare, eh? Meglio... Io pensavo peggio. Sì, pensavo peggio anch'io, devo essere sincero. Molto peggio. Me ne mangerai in piatto, devo dire. Dobbiamo dare un voto, segreto, eh? Finito. Questo è un primo voto. Questo è un appunto. È un appunto. Ok. Da l'1 al 10 è ok. Però anche se fosse 10, è solo il raviolo più della mia vita. Esatto, è comunque un raviolo confezionato. Adesso andiamo con i ravioli abbrasato alla marrone della Valpolicella. Allora, Giacomo ha... Sì, non fare casino però mentre parlo, per favore. Giacomo ha grandi aspettative su questi abbrasato. Credo. Io no. Io ci credo molto perché sotto il profumo sembra buono. Allora, intanto possiamo notare, non so se riuscite a vedere, ma la forma è diversa. Questi sono quadrati. Qua.
io dico così, mi sbilancio subito e dico che sono buoni. Allora, la carne si sente ed ha anche un buon gusto. Si sente che è bratato, si riconosce, insomma. Infatti, sì. La maroni non si sente minimamente, no. Ma ci poteva anche stare. Sono un po' poco spinti, cioè da dire, non sono belli sì. Strong. No, per niente. Anche perché anche questi delicati. Anche perché poi quando ti lavi un po' il palato, non ti resta tantissimo il sapore. Ti resta più di quelli dell'astice, giustamente, perché quelli dell'astice. Sì, davvero, però sono molto. Però una, adesso non ho ancora provato a bere. Sparisce. Eh sì, infatti. Non sparito, sì, anche bevendo sparisce. Però anche di questi io me lo mangerei un piatto. Che poi un piatto, cioè c'è scritto due porzioni sul sacchetto, ma un piatto è un sacchetto. Quindi vuol dire che comunque un piatto 4 pleuri ti costa. Però tra questi elastici, lo dice uno che non mangia pesce. Preferisci l'astice? Sì. Secondo me tu a questi dai 8. Secondo me tu a questi dai 6. Allora, nel frattempo è diventata notte qua. Non si vede più un cazzo. Mi sono cambiate tutte le luci. E qua abbiamo i ravioli al riso. Allora, la prima cosa da dire è che due sono esplosi. Nonostante io abbia seguito i tempi di cottura che erano indicati lì sulla busta, due sono esplosi, c'è riso ovunque, mi hanno sporcato tutta l'acqua. Brutte un merda. Un casino. Poi, aprendo il sacchetto ti arriva questa sbampazza di tartufo chimico, sì. Però non ci aspettava niente di diverso. Esatto. Hanno ancora un'altra forma, questo lo apprezzo, che almeno sì. Fanno delle forme hanno diverse. Hanno cambiato. Minchia, questo è proprio classico odore da tartufo chimico. Cioè, questi ravioli ti piacciono se non capisci un cazzo? Ti piacciono? Per me questo è un 10. Allora, è verissimo che l'odore è molto peggiore è vero. Rispetto al sapore. Qui adoro il tartufo, però sentire questo sapore di tartufo chimico che poi ti riempie la bocca e rimane. Non sì, questo è mega persistente. Però devo dire che io mi aspettavo di peggio. Mi aspettavo molto di peggio, cazzo. Però non è buono. Potrei mangiare un piatto perché non fanno schifo, no, però no. Non li comprerei. Cioè, li ho già comprati, però. Vabbè, questi ravioli è un po' come andare di notte alla a parte di notte. È come andare alla Games Week quest'anno. Non cioè, cioè sei contento di esserci andato, di aver fatto una nuova esperienza, però è stata una merda. Ok, non puoi fare stima in questo. Questo è molto chiaro, va bene. Come dolce abbiamo una cosa molto particolare, perché sono dei ravioli ripieni al tiramisù, che però le indicazioni qua sotto mi dicono che si possono sia fare in padella che friggere. Quindi direi che andiamo sulla frittura. Certo. Fisso, sul chiaro. Sì, quindi già, sì. Io questi li ho comprati ieri, quindi non c'è motivo per cui gli altri soprattutto. I nuovi ravioli di Giovanni Rana in edizione limitata. No. L'impasto sembra quello dei cannoli, da come si gonfiano. Sì, allora, diciamo che la premessa non è buonissima. Allora, ce n'erano un bel po' rotti sì. E la maggior parte si sono rotti poi cuocendo. Durante. L'odore sa di popcorn bruciato. Hanno perso il caffè e non sono bruciati, lo vedi? No, sono non sono bruciati. Sembra chiacchiera vecchia. Chiacchiera possa. C'è dentro un biscotto, io mi aspettavo una crema. Sta merda. Fa cagare. Sono una merda questi. Non avevo grandi aspettative per questi qua, però. Un pastone, un mappazzone! No, vaga. Poi diciamocela tutta. Chi è che vuole mangiare un tiramisù caldo, cazzo? L'impasto sembra chiacchiera possa sì. Con un leggero aroma di caffè. Fa cagare. E dentro è veramente un pappone sì, indefinito. Sono gonfiati tutti i friggendoli e solo aria. Ma poi non è dolce, non è salato, non è niente. Lui sa solo quello che non è. Cioè non è un cazzo di tiramisù. No, io per me basta. Va bene, vai, iniziate. Al tiramisù, allora. Tiramisù. Ravioli col al tiramisù. Che voto ha dato, Kizzenino? 2. Preciso. Il 2 anch'io. Quello subito sopra il tiramisù. Il risotto? È il risotto. È il risotto. È il risotto. Io al risotto ho dato un 5. Io sono stato più magnanimo solo perché mi aspettavo veramente una porcheria. Sì. E gli ho dato 6. Ho detto vabbè, subito sopra ho il brasato. Anch'io. Guarda, secondo me. Brasato e gli ho dato 7. Io ho dato 8 al brasato invece. Forse sono stato anche un po' merda, perché tra il tartufo e il brasato non un c'è... solo scarto, forse non c'è no. Un punto di differenza. Forse no, forse dovrei mettere l'8. Ah, così cambi? Cambio, metto cambi. 8. Va bene. Metto 8. L'astice, ho avuto proprio una bella sorpresa con l'astice. È vero. E quindi l'astice... Anche più costosi, eh. Anche più costosi. E l'astice si becca un bel 9. 9, anch'io.
Quindi, al primo posto vincono il premio ravioli Giovanni Rana, serie oro, edizione limitata, i ravioli di Astice, con un totale di 18 punti su 20. Let's go! Let's go! Al secondo posto abbiamo i ravioli all'amarone, abbrasato all'amarone, con Amaronzi. 16 punti su 20. Buono! Terzo posto, iniziamo la classifica della vergogna con il risotto al tartufo, che prende un 11 punti su 20. E infine, all'ultimo punto, con 4 punti abbiamo il tiramisù. Bene, quindi io direi che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. I ravioli li abbiamo assaggiati, abbiamo dato le nostre valutazioni. Magari nel prossimo video, la prossima volta, assaggeremo qualcosa di disgustoso. Qualcosa che sappiamo già che fa schifo. Facciamo una classifica inversa. Mi raccomando, seguite me e andate a seguire Kizzerino. Guardate le sue live su Twitch, andate a seguirlo su Instagram. Come sempre trovate qua sotto, sotto in descrizione. Dalla mia cucina e dai ravioli Giovanni Rana è tutto. A voi la linea. Ciao belli! A voi la linea estemporanea. A voi la linea.